Perché mi vuole completamente il cavalletto a me. E lo so, perché è tipo vera. Ecco, perché io sono là fuori, me lo sono portato con me. No. Molte grazie. Ciao. Ciao. Sul nero possibilmente, dove vai? Fammi vedere, ecco là la roba. No, sulle, proprio qua, sulle, sulla latta, qua. Qui? Qui, qui, sulla latta, questo qua del colore. Qui? Sì. Sì? Sì, vai, bagni, bagni, bagni. Ok. A posto. Quando vuoi.
E al via questa mattina anche l'estemporanea di pittura. Dopo la consegna di tele e pennelli ai nostri artisti, si sono dislocati lungo la splendida via Marina di Gallico per trarre un po' di ispirazione, quindi emozionarsi con il mare, con coloro che questa mattina, più fortunati di noi, stanno facendo il bagno in queste splendide acque. Quindi noi andiamo in giro, io chiedo al mio cameraman di seguirmi, perché così andiamo un po' a scoprire, a scovare, a carpire è un po' quello che stanno facendo i nostri artisti. Voi seguitemi, andiamo. E dopo la consegna di tele e pennelli, i nostri artisti si sono dislocati lungo questa splendida via Marina di Gallico per fare cosa? Ma ovviamente per cominciare con l'estemporanea di pittura. Volete scoprire un po' di segreti? Perché sapete, i nostri artisti non hanno anticipato nulla, hanno solamente detto che trarranno ispirazione da questo splendido mare. Io vi invito a seguirmi, così magari scopriamo e riusciamo a carpire qualche loro segreto. Quindi seguitemi, andiamo. Vai Eva! Vai Eva! Vai Eva! Non guardarmi, non guardarmi! Ah. Non salutare Eva, che sei vecchio, vai! Ok. Vai. E vi ricordate il primo giorno quando in apertura abbiamo dislocato sul lungomare di Gallico i nostri artisti per la pittura estemporanea? Bene, adesso vi presento le loro opere. Sono pronte, sono state esposte qui nel Borgo Cecilia, però siamo in attesa di scoprire i vincitori. Questo ovviamente avverrà in un secondo momento qui alla Festa del Mare, perché sceglieranno i 3 vincitori e quindi avremo modo anche di presentarvi i 3 quadri che hanno vinto quest'anno il concorso di pittura estemporanea. Per il momento facciamo una carrellata, così ve li presentiamo tutti. Grazie.